La conosciamo tutti, la situazione in cui il tuo amore ti guarda e ti dice: "Oh, non te voglio più vedere." Però fa riflettere questa frase, perché com'è che si dice "non ti voglio più vedere" in inglese? Effettivamente usiamo una parola che si chiama anymore, ma oggi insieme a anymore ripassiamo anche still, yet, already, avverbi molto importanti. Non sprechiamo tempo, dai, andiamo nello studio. Eccoci qui ragazzi, quindi sì, still, yet, already, anymore. Still vuol dire ancora e yet vuol dire ancora pure. Solo che yet va nelle frasi negative alla fine della frase. Vedremo esempi. Still può essere anche negativa, però di solito si trova nelle frasi positive. Tutto questo, la posizione di still nella frase è un po' complicato, ma è importante perché bisogna essere naturali quando parliamo. Quindi tre cose semplici. Se c'è un verbo ausiliare, still va dopo quel verbo. Se non c'è, va subito dopo il soggetto. E se usiamo still in una frase negativa, può andare prima della negazione, tipo I still don't know, non so ancora. Oh ragazzi, comunque se volevate scaricare questo documento lo potete fare, c'è un link nella descrizione, così avete un sacco di appunti anche dagli altri video precedenti. Quindi mi raccomando, scaricate questo documento. Ma comunque, quindi partiamo con questo still. Ad esempio, lui sta ancora pensando. Com'è che si dice in inglese? Il tempo verbale è present continuous. Quindi mettete in pausa il video se serve. 3, 2, 1. He is still thinking. Magari state pensando, però non c'è un verbo ausiliare. Anzi, essere, to be, vale come ausiliare. Per questo still va subito dopo quella parola. He still is thinking. Non mi piace molto come frase. He's still thinking è bella invece. E viviamo ancora qui, un po' più facile questa frase. 3, 2, 1. Ecco, qui non c'è nessun ausiliare, quindi we still live here, è giustissimo. Quindi subito dopo il soggetto perché non c'è un ausiliare. Devo ancora parlarti. Dovere si dice have to, mi raccomando. 3, 2, 1. Quindi have to non è un ausiliare. I still have to talk to you è giustissimo. Poi portiamo anche un nuovo significato a still. In italiano si può usare comunque. Magari ti piace una cosa, ma qualcosa cambia, ma ti piace comunque o ti piace ancora. In quel senso si usa anche still. Quindi una frase semplice e interessante comunque. Cioè quello poteva cambiare, ma è comunque interessante. Si può usare still. Com'è che si dice questa frase? 3, 2, 1. Quindi sarebbe it's still interesting. Di nuovo, is vale come ausiliare, quindi vogliamo mettere still subito dopo. It is still interesting. It is, it's still interesting. È l'ultimo. Non lo sappiamo ancora. Quindi è l'unico esempio di still con la negazione. Vi ricordate dove andrà la parola still in questa frase? Vediamo. 3, 2, 1. E quindi si dice we still don't know. Don't è un ausiliare, ma è negativa. Quindi mi dispiace, ma still andrà prima. Se c'è un ausiliare normale, va dopo. Se c'è un verbo ausiliare normale, va dopo. Se invece l'ausiliare è negativa, va prima di quel verbo ausiliare. E se non c'è un verbo ausiliare, va subito dopo il soggetto. Ecco still, ragazzi. E adesso passiamo a yet. Yet è più facile perché va sempre alla fine della frase o della clausola. Ad esempio, lei non lo sa ancora, c'è la negazione. Possiamo utilizzare anche yet alla fine della frase. 3, 2, 1. One, she doesn't know yet. Abbastanza semplice, è come non lo sa, però poi si aggiunge yet. Quindi anche non abbiamo detto niente ancora. Utilizziamo un present perfect, quindi il tempo verbale con have. Ce la fate? Penso di sì. 3, 2, 1.
We haven't said anything yet. Di nuovo, yet alla fine della frase. Attenti alla doppia negazione, è già negativa, quindi non si dice nothing. No diventa anything nelle doppie negative. We haven't said anything yet. Numero 3. Non possiamo ancora entrare. Utilizziamo yet ancora con questo phrasal verb go in per dire entrare. Come si dice allora? 3, 2, 1. È abbastanza semplice di nuovo. We can't go in yet. Allora facciamo l'ultimo di yet. Il televisore non sta ancora funzionando. Com'è che si dice questa frase con yet in inglese? 3, 2, 1. The TV is not working yet. Ma se volessimo usare still in questa frase, com'è che sarebbe? Vediamo quanto avete capito. 3, 2, 1. The TV still isn't working. Perché isn't è un ausiliare con la negazione, mettiamo still un attimo prima e questo va benissimo pure. Quindi adesso sapete dire tutte le frasi con ancora. Ma il video non finisce qui perché vogliamo anche fare already. Already significa già, non è just, che vuol dire solo o semplicemente. È simile a still, already andrà dopo il verbo ausiliare o dopo il soggetto se l'ausiliare non c'è. Avere frasi negative con already è raro, ma comunque seguirebbe la regola del still. Quindi iniziamo. Allora, frase numero 1, sai già tutto che in inglese quanto è lunga questa frase rispetto all'italiano. Comunque provateci. 3, 2, 1. You already know everything. Non c'è un ausiliare qui, c'è semplicemente il verbo know. Quindi andrà prima di quel verbo, dopo il soggetto. You already know everything. E numero 2, lo hai già visto? Non è una domanda, quindi lo hai già visto. Present, perfect, di nuovo il tempo verbale con have. Cosa ne pensate? 3, 2, 1. You have already seen it. Have vale come ausiliare nel present perfect, quindi already deve andare dopo quella parola. You have already seen it. You have, abbreviato così, you've already seen it. Numero 3, stiamo già migliorando. Vi ricordo che essere vale pure come ausiliare, quindi com'è che si dice questa frase in inglese? 3, 2, 1. We're already getting better. We are è una parte di essere, quindi already deve andare dopo are. We are already getting better. Oppure we are already improving. È bellissima questa frase, la posizione è giustissima, che fa tanta differenza pure perché fa sembrare più naturale. E l'ultimo esempio, ragazzi, abbiamo già finito. Utilizziamo un simple past in questo caso, quindi com'è che si dice? 3, 2, 1, ding! We already finished, oppure un alternativo che non so se voi sapreste dire, we're already done, di nuovo con essere, quindi already va dopo essere e ha lo stesso significato. Essere fatti in inglese vuol dire aver finito. Quindi abbiamo appena fatto already. E ragazzi, questo ci porta all'ultima parola che facciamo oggi, anymore. E vi ricordo che se volete scaricare questo documento lo potete fare, c'è un link nella descrizione. Iniziamo con anymore. Ad esempio, numero 1, non ci lavoro più. Com'è che si dice questo in inglese? 3, 2, 1. Abbastanza semplice. I don't work there anymore. La negazione c'è. Anymore alla fine della frase. Check. Quindi questa frase va benissimo. Non ci lavoro più. Ci. There. E numero 2. Non ha più quel numero. Ha cambiato numero e non ha più quel numero. Com'è che si deve dire in inglese? 3, 2, 1. She doesn't have that number anymore. Di nuovo, vediamo una vera negazione e poi anymore alla fine della frase. Mi sa che state capendo, i panni non sono più bagnati perché adesso sono asciutti. Quindi com'è che si dice? 3, 2, 1. The clothes
aren't wet anymore. Anche qui c'è un'altra negazione, aren't, e quindi anymore ci vuole. Sarebbe quasi come dire no more, ma non abbiamo doppia negazione in inglese. Quindi the clothes aren't wet anymore. E l'ultima domanda, la domanda che vi ho chiesto all'inizio del video. Come si dice non ti voglio più vedere? Se ci riuscite, vuol dire che avete imparato qualcosa. E 3, 2, 1. Effettivamente non era tanto tanto difficile. La risposta è I don't want to see you anymore, con una negazione e poi anymore alla fine della frase. Quindi ragazzi, spero che abbiate imparato qualcosa da questo video. Scaricate il PDF se volete ripassare e avere i miei appunti. Per il resto ci vediamo al prossimo video ragazzi, è stato un piacere. Dai, peace.